E tutti i giorni, escluso sabato e domenica e alcune festività, gli operai devono ruotarle di un ottavo o di un quarto giornaliero in senso orario o in senso antiorario. La cosa importante, ed è per quello che non ha fatto la prima, probabilmente ha fatto delle rotazioni, ma ha fatto le altre due, è che i punti di vernice bianca, che inizialmente a carico effettuato, vengono fatti a ore 6, dopo 5 giorni, quindi solitamente il venerdì, devono tornare nuovamente a ore 6. Quando ritornano in posizione di partenza, la bottiglia viene spinta e ne viene modificata in questo modo l'inclinazione. Quindi i lieviti che inizialmente sono sulla pancia si ritroveranno tutti a contatto con i 2 cm del collo della bottiglia. Poi da lì avviene la sboccatura, ragazzi, quella è a mano. Scusatemi, è automatica. Ok, quindi la sboccatura non viene fatta. Ma chi non sciabola tutto? No. No, almeno quello povero no. No, però come vedete queste hanno le, i tappi metallici apposta. Mentre la Vittorio Moretti, quella viene ancora sboccata a mano, però sono 15-17.000 bottiglie, quindi con la finanza vengono sboccate a secchi, non vengono fatte tutti gli anni, no? Attenzione, vengono sboccate in vari periodi degli anni, non di un anno solo.